Dal Teatro Litta di Milano diamo il nostro benvenuto su teatro.online a Filippo Renda. Ciao. Quali vicende si raccontano in questo spettacolo? Si racconta la vicenda di una signora tedesca che da noi è diventata italiana, Simona, che dichiara di aver vinto 40 milioni di euro alla lotteria giocando per la prima volta in vita sua e di aver deciso non solo di rinunciare al premio ma di dare alle fiamme il biglietto vincente. Noi cercheremo di capire se la sua notizia è vera o se è una piccola mitomane, ha scritto una piccola bufala sui propri social. Perché la notizia del mancato ritiro del premio suscitò così tanto sdegno? Perché purtroppo i social sono un megafono e quindi una notizia privata diventa merce per il popolo del web, quindi chi la prende per mitomane inizia ad aggredirla, chi addirittura inizia a credere che lei sia una furba, abbia scritto questa cosa per in realtà ritirare questo premio e un po' nasconderlo, ecco. È uno spettacolo in cui vengono condannati i fake in generale o anche le fake news? È uno spettacolo in cui non si condanna nessuno, ma si tenta di riflettere sul tema dell'informazione contemporanea, sul fatto che è sulla scomparsa della figura del giornalista d'inchiesta sostituito dal giornalista d'opinione, quindi l'informazione oggi è basata sull'opinione, quindi sull'opinione di tutti in realtà, e non più su un'inchiesta, quindi su una ricerca specifica, sulla volontà di andare a fare una ricerca specifica su un argomento. Oggi quello che conta è la velocità con cui si lancia una notizia, si spedisce al popolo del web, viene condivisa, fa interazione, quindi click, quindi guadagna. Perché è importante fare uno spettacolo su un tema come questo? Perché noi stiamo pian piano diventando pubblico sempre più passivo, invece il teatro dovrebbe essere un luogo, nasce come luogo per un pubblico attivo, in passato incredibilmente attivo, oggi fa ridere pensare che fino a 40 anni fa il pubblico urlasse durante gli spettacoli, inveisse contro lo spettacolo, contro gli attori, contro i personaggi, in alcuni paesi accade ancora, penso all'Inghilterra, ho visto uno spettacolo di recente in cui il pubblico era insofferente, iniziava a urlare, a dire che non era possibile vedere uno spettacolo del genere. Vorremmo con questo spettacolo riportare il pubblico a una dimensione felicemente attiva, essere attivi è una bella occasione, quindi perché invece interagire sempre in maniera passiva alla vita, al teatro, all'arte, alla cultura, come se fosse soltanto un contenuto e non come se fosse uno stimolo. Bene, siamo in chiusura dell'intervista, a me non resta che chiederti di invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo dicendo dove e fino a quando. Sì, lo spettacolo si chiama Fake, è stato adattato da me e Valeria Cavani. Che salutiamo, che purtroppo non ha potuto venire all'intervista, ma la salutiamo lo stesso. Assolutamente, salutiamo anche Roberta Rovelli, che è la mia compagna di scena, salutiamo Eleonora Rossi, che ha curato scena e costumi, Arianna Primavera, che è la mia assistente alla regia, ma soprattutto, se siete ancora un po' curiosi, se vi piace un teatro che vi faccia venire qualche brividino durante e anche dopo gli spettacoli, venite perché al Teatro Litta, 15 al 25, ma in scena Fake. 15 al 25 novembre? Certo. Okay. Grazie. Grazie a te.